Lo scorso anno la Lazio fece 8 gol dalla panchina, ovvero giocatori subentrati dalla panchina. Ma di quegli 8 gol, solo 2 sono stati decisivi per fare punti alla Lazio. Il gol di Luis Alberto contro l'Inter alla terza giornata e il gol di Luca Romero contro il Monza. Tutti gli altri sono arrivati a risultati acquisiti. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti sul mio canale dove parliamo sempre di Lazio. Quindi se sei un tifoso biancoceleste ti consiglio di iscriverti al canale e cliccare la campanella. Voglio ringraziare tutti quelli che negli ultimi 2 giorni hanno cliccato il link in descrizione e hanno comprato qualcosa su Amazon. Vi ringrazio, è stato un simbolo importante, un sostegno importante. Se non l'avete ancora fatto, vi lascio comunque sempre il link in descrizione. Per andare sul sito Amazon, se avete bisogno di comprare qualcosa, eccetera, potete partire da là e comunque io prenderò una piccola commissione, voi non avrete un sovrapprezzo, pagherete il prezzo normale e continuerete a sostenere il canale. Quindi, se lo volete fare, vi ringrazio anticipatamente. La panchina nel calcio moderno è importantissima. Avere la possibilità di far entrare un giocatore nel secondo tempo fresco e forte può avere un impatto devastante. Lo scorso anno la Lazio ha fatto 8 gol da giocatori subentrati dalla panchina. 8 gol, un numero abbastanza importante. Anche se bisogna dire che di questi 8 gol, solo 2 hanno avuto un impatto sulla partita. Ovvero il gol di Luis Alberto contro l'Inter alla terza giornata e quello alla nona di Luca Romero contro il Monza. Vi ricordate la partita del Monza in casa, partita bloccata? Entra Luca Romero nella ripresa, respinta corta di De Gregorio e Luca Romero è più lesso e la butta dentro. Tutti gli altri 6 gol venuti dalla panchina sono stati, diciamo tra virgolette, influenti, ovvero non hanno chiuso la partita, non hanno determinato il punteggio finale, ma hanno sicuramente contribuito. Penso al gol di Marcos Antonio contro lo Spezia, al 3-0 in cui si è fatto tutto il campo, ma la Lazio era già avanti. Penso al gol di Basic contro Sassuolo, primo in Serie A di Toma Basic, ma la Lazio era già avanti 1-0. Ecco, anche quello di Pedro, subentrato in Cremonese-Lazio, ma la Lazio vinse quella partita 4-0. Insomma, nessuno di questi gol dalla panchina furono decisivi per la vittoria o almeno il pareggio della Lazio. Quest'anno, in meno partite, la Lazio ha già avuto 2 contributi importantissimi dalla panchina. Uno addirittura in Champions League con il gol all'ultimo secondo di Pedro contro il Celtic. Pedro subentrato dalla panchina, colpo di testa geniale, che ha regalato 3 punti pesantissimi alla Lazio, 3 punti che in chiave Champions possono veramente fare la differenza, perché adesso va in Olanda alla ripresa del campionato a giocare contro il Feyenoord e in Olanda forse è la partita più complicata che ti è rimasta, oltre a quella contro l'Atletico Madrid, ma l'ultima giornata potrebbero essere già decisi i giochi. In cui, grazie alla vittoria a Glasgow, tu hai 2 risultati su 3, perché anche se pareggi in Olanda, rimani sopra e quindi è un risultato assolutamente positivo. E quindi il gol di Pedro è stato pesantissimo e un gol venuto dalla panchina. Ma anche il gol di domenica scorsa contro l'Atalanta, decisivo, il terzo gol di Vesino, è un gol venuto dalla panchina. Vesino, infatti, non era partito titolare, è entrato, ha segnato e ci ha regalato 3 punti pesantissimi. Ecco. 2 gol quest'anno dalla panchina, 2 gol da 6 punti, 3 e 3. Questo a confermare come la panchina della Lazio quest'anno sia particolarmente importante, perché ti puoi permettere il lusso di avere Pedro in panchina, puoi metterti Vesino in panchina, hai tanti giocatori, Isaksen, Castellanos, eccetera, che entrano dalla panchina e ti possono cambiare la partita. Questo è un dato importantissimo da non sottovalutare, perché nel calcio moderno, soprattutto adesso che ci sono 5 cambi, tu puoi avere dalla panchina un supporto importantissimo, cosa che lo scorso anno non avevi, perché lo scorso anno dei 8 gol segnati da panchina, 3 vengono da Luis Alberto. Ecco, Luis Alberto, definirlo panchinaro mi viene complicato da dirlo, però lo scorso anno, se vi ricordate, inizio campionato, Luis Alberto spesso partiva dalla panchina. Quest'anno, per darvi un esempio, in 10 giornate disputate da Lazio, 8 in campionato, 2 in Champions, Luis Alberto è sempre partito titolare. Nonostante questo, la Lazio ha avuto un ottimo apporto dalla panchina, perché non solo è arrivato il gol di Pedro e di Vesino, ma sono arrivati gli assist, perché il gol di Pedro nasce dall'assist di Guendouzi, anche lui subentrato alla panchina.
Isaksen contro l'Atalanta è stato importante. Insomma, la panchina della Lazio sta dando una mano importantissima a questa squadra ed è questo il frutto del mercato estivo che ha sicuramente dato più profondità alla rosa della Lazio che obiettivamente lo scorso anno non ne aveva. Perché se andiamo a vedere lo scorso anno, in panchina a centrocampo aveva Vesino, che spesso però partiva titolare, e poi Basic, finito. E Basic, l'abbiamo visto, quest'anno è praticamente fuori rosa. In attacco non avevi un centravanti di riserva, avevi Pedro e Cancellieri, Cancellieri che abbiamo visto che fine ha fatto. Insomma, quest'anno invece hai Pedro, Isaksen, Castellanos in panchina quando gioca Ciro Immobile, a centrocampo hai a rotazione Vesino, Guendouzi, Camado, Cataldi che possono entrare alla panchina. Insomma, hai tante tante soluzioni e la differenza si vede anche nel tabellino e questa è una cosa importantissima perché due uomini della panchina ti hanno deciso due partite importantissime, perché, ripeto, la vittoria a Glasgow cambia sicuramente il destino della Lazio in Champions League, la vittoria contro l'Atalanta sono tre punti pesantissimi in un campionato non iniziato benissimo. Ovviamente questo è il mio punto di vista, tu che ne dici? Scrivimi un commento qua sotto. E prima di andartene, visto che abbiamo parlato tanto di Champions League, guarda questo video qua dove ti dico quanto finora ha già guadagnato la Lazio in Champions. Sono cifre importantissime e quindi sono convinto che questo video ti piacerà tantissimo. Grazie.